Racconti di sabbia. Le letture di Mapi Guidi. Io credo soltanto nella parola. La parola ferisce, la parola convince, la parola placa. Questo per me è il senso dello scrivere. La citazione è di Ennio Flaiano, scrittore, giornalista, sceneggiatore, critico cinematografico e umorista, nato a Pescara nel 1910 e morto a Roma nel 1972. Diario notturno di Ennio Flaiano. La lettura è un estratto del capitolo Fine di un caso. Non so perché Serifao ha accettato di partecipare ad un coca party in casa di un tale che chiamerò Pallicca. Costui è uno snob, ricco e socievole, viene dall'Alta Italia. Ha degli amici intorno al governo, detesta Roma e la corruzione romana e si è stabilito qui in attesa di sistemarsi alla presidenza di un ente. Siccome dubito che sia un pochino sciocco, non mi sorprende che questo tale, per stornare i sospetti, voglia circondarsi anche di persone serie. Il suo debole sono gli intellettuali, benché li disprezzi, e dia feste curiose, benché sia molto avaro. Aggiungerò che ammira i tedeschi, sostiene che gli inglesi hanno perduto la guerra e ha spedito i suoi capitali in Brasile. A questo punto mi accorgo di aver reso difficile l'identificazione di Pallicca, poiché Roma è ormai affollata di gentiluomini che gli somigliano, calati in paziente attesa da ogni parte d'Italia e pronti a governarne le sorti. Comunque, Pallicca mi aveva impegnato con molte cerimonie la sua serata e, per viltà, non ho saputo rifiutare. Si trattava di questo. Ognuno avrebbe portato la sua cocaina per consumarla sul posto, durante tutta una notte che l'ospite si augurava colma di sorprese e di felice eccitazione, e che egli avrebbe utilizzato ai suoi fini politici. Non potevo deludere Pallicca dicendogli che non ho questo debole delle droghe. Egli avrebbe pensato che mi do arie di sufficienza, e sono andato alla sua festa, deciso ad abbandonarla se mi fossi annoiato. Qui ebbi poi il conforto di trovarvi molti amici, e alcuni in abito da sera. Pallicca abita al piano attico di una palazzina costruita nel terreno di una villa soggetta a vincolo edilizio. Con un trucco egli è riuscito a far togliere il vincolo e in cambio ha avuto l'attico. Conosciamo il tono di queste costruzioni. Lo spreco dei marmi è superato solo dal bizzarro uso che ne hanno fatto gli architetti. Ci sono pareti, porte e persino soffitti di marmo. E tutto ciò che non è marmo è cristallo oppure ottone. Mi si chiariva come fosse impossibile vivere lì dentro, in quel catalogo di soluzioni astratte e costose, senza imbottirsi il naso e così dimenticare la propria stessa presenza. Il salone di casa Pallicca, marmoreo, ha una sola enorme apertura, difesa da un lungo cristallo, e incorniciata di marmo nero che dà sul parco. Degli oggetti che mi circondavano, disposti come in una vetrina, si desiderava conoscere soltanto il prezzo. Uscii sulla terrazza. La vista dei pini che restano nella villa, sino allo scorso anno così bella e severa, è ancora stupenda e mi ha confortato un poco di tanta inutile ricchezza. Me ne sentivo colpevole e comunque turbato. Il cielo era terso, Orione alto e squadrato. Ben presto riconobbi le Pleiadi, i Gemelli, il Toro, il Triangolo e basta. Respiravo, quasi assorto, svolgendo tra me questo pensiero. Roma è una città eterna non per le sue glorie, ma per la capacità di subire le barbarie dei suoi invasori, di cancellarle col tempo, di farne rovine. Poi mi sono chiesto: ma quali rovine potranno sortire da queste costruzioni che non siano più laide ancora? Quale edera vorrà arrampicarsi su questi tralicci di cemento? Quale futuro poeta sedersi su questi marmi divelti, guardando il cielo, come me, in questo momento? Sentii sospirare Pallicca, lo credetti turbato dagli stessi pensieri. Mi disse invece che era triste perché davanti alla sua casa avrebbero costruito un altro palazzo di marmo,
per gli uffici di un ente passivo. «La solita camorra romana», ha detto. E poiché gli ho replicato che stesse pur tranquillo, gli alberi della villa garantivano il suo panorama contro ogni nuovo edificio, mi ha risposto che, nottetempo, i costruttori vanno già facendo iniezioni di mercurio ai pini, per così seccarli e renderne necessario l'abbattimento, che altrimenti una legge vieterebbe. Ho domandato, «Come hanno fatto per questa casa?» E Pallicca ha risposto, «Precisamente, che vergogna!» Ero dunque melanconicamente assorto nella contemplazione dei resti della villa quando sono arrivati i primi invitati e tra questi ho avuto il piacere e la sorpresa di vedere Neno Vicentini e Luigi Barzini. Ci siamo affrettati a dirci che eravamo là al solo scopo di studiare l'ambiente. Barzini aveva condotto Seco un editore americano leggermente sordo al quale ha voluto presentarmi e che ha preso a discutere delle solite cose. Interesse americano per la letteratura italiana, sorpresa americana per il dilagare del comunismo in Italia, sdegno americano per l'eccessiva frivolezza della vita italiana a spese americane. Abbiamo cercato di dargli torto, o perlomeno di rassicurarlo. Nel frattempo i saloni si erano riempiti di gente molto ricca e sospettosa. Le donne sembravano già annoiate, gli uomini, per la più parte grossi, anziani, parlavano due a due, l'uno di fronte all'altro, e avevano profili complementari, ad incastro, bei nasi adunchi, crani lustri, pancette trattenute. Non sarei rimasto sorpreso di vedere apparire tra loro il nostro Mino Maccari, con un frustino in mano, in visita di controllo ai suoi disegni. Sul tardi venne invece Alfredo Mezio, che cominciò col sedersi su un vassoio di sandwich e finì col dimostrare al padrone di casa che egli era un perfetto idiota e che non aveva il minimo gusto per le cose dell'arte, come del resto si poteva capire dalla sua raccolta di quadri. Bene, aperto il buffet e avviate le danze, la riunione è cominciata. Essa purtroppo non ha sortito quegli effetti desiderati dall'ospite. Poiché è noto che la cocaina eccita, nella persona che ne fa uso casuale, la sua più forte inclinazione ne è risultato un comizio abbastanza confuso, in cui ognuno tentava di imporre le proprie opinioni agli altri. Dirò solo un particolare. Due signore, nuove evidentemente a queste riunioni, portatevi perché si meravigliassero o comunque perché assistessero ai divertimenti della capitale, hanno trascorso la notte, piene di cocaina fino agli occhi, sedute su un divano a parlare, con eccitazione, di domestiche. Passando accanto a loro, le sentivo esclamare «Ma cara signora, la mia vuole due giorni liberi la settimana!» Oppure «L'unica, creda a me, è di farle venire dal paese e mandarle via quando cominciano a guastarsi!» In un altro gruppetto si discuteva di alimentazione. «Ho eliminato completamente il pane e la pasta», diceva un signore mostrando come la giacca gli fosse diventata larga. In un angolo si parlava male del penultimo romanzo di Moravia, nessuno sapendo ancora che Moravia aveva pubblicato l'ultimo due giorni prima. Né mancavano, come si può immaginare, i narratori di storielle. Io li evito come la peste e riesco anche a essere abbastanza sgarbato con loro. Ma un tale, un implacabile gigante, mi ha preso da parte autorevolmente, credevo volesse farmi un discorso politico, e con lunghe interpolazioni e tentativi di imitazione di dialetti, mi ha ripetuto la storia di quel milanese che viene a Roma per mettere su delle case di appuntamento e fallisce perché i romani non sono mai puntuali agli appuntamenti. È stata, insomma, una serata noiosa, che molti hanno risolto raccontandosi a vicenda trame di film o tentando giochi di parole, il più bello dei quali mi sembra questo di Mezio, una definizione di quell'ambiente detta peraltro ad altissima voce, Sodoma e Camorra. Una serata, per concludere, che nessun tentativo audace e nemmeno osceno sarebbe riuscito a salvare, avendo anzi l'ospite ricorso all'estrema astuzia di far saltare le valvole della luce. E qualcuno si è addormentato. Racconti di sabbia. Le letture di Mapi Guidi.